Buonasera a tutti i presenti. Un saluto, un grande ringraziamento con tutto il cuore alla dottoressa Caterina Speciano, amica, con tutto l'affetto e tutto il cuore possibile, Caterina. La dottoressa Speciano, dirigente tecnico del sistema educativo. Avremo con noi la professoressa Maria Luisa Lagani, dirigente dell'Istituto Comprensivo Sabatini di Borgia, vicino a Catanzaro, la professoressa Maria Duzzo, che è qui presente, ciao Maria, la professoressa Tommasina Barilà, che arriverà fra poco, a momenti, la professoressa Cinzia Torcasio, ciao Cinzia, Salve. grazie, e Graziella Cazzaniga Palermo, che è presidente dell'Associazione Italiani di Pola e Istria, libero comune di Pola in esilio, di cui io ho l'onore grandissimo di essere vicepresidente. Abbiamo con noi Matteo Gherghetta, presidente del Comitato Associazione Nazionale a Venezia Giulia e Dalmazia di Milano, e anche qua ho il grande onore di essere vicepresidente. È una conferenza sulla scuola. Buonasera. Buonasera. Buonasera, eccola Buonasera. qua. Buonasera, ben arrivata. Ben arrivata. Grazie, ben trovato. Allora, io darei un attimo per un saluto istituzionale, darei la parola a Matteo Gherghetta e dopo passeremo a una domanda. Caterina, quanto ti puoi fermare? Perché altrimenti invertiamo e facciamo parlare prima Graziella, che deve dire alcune cose. Perché deve essere presente tu quando le dice, ecco. Microfono, Caterina, il microfono. 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 Avevo spento. Se è mezza, se è 40, non dovrei avere problemi fino alle 7. Poi devo dare un saluto e quindi probabilmente mi stacco un quarto d'ora prima. Sì. Ti stacchi un quarto d'ora prima. Allora, forse, allora, facciamo così. Matteo saluta, dai saluti e poi passiamo subito a Graziella e poi andrete avanti voi con i Certo. vostri. Va bene, allora Matteo, a te la parola. Grazie Anna Maria, grazie, buonasera, ben arrivate a tutte queste signore che io mi sento, come si diceva prima, un pochino fuori dall'acqua, però un particolare così riferimento e ringraziamento alla professoressa Caterina Spezzano, che ultimamente ci si vede ed è sempre un piacere ascoltarla, davvero, perché e anche vederla, perché vedere lei uno vede sempre il ministero, la scuola, il MIUR, quello che in genere. Poi ritorno a dire due parole su questo tema, prof. E ringrazio soprattutto anche le altre professoresse che mi fa enormemente piacere vedere anche, mi sembra che la Maria D'Urso ci eravamo già visti, con le altre forse ho qualche dubbio, ma vi do il benvenuto con simpatia davvero, perché tutte quelle persone che si occupano del nostro mondo, chissà perché, ma mi diventano più simpatiche, più belle, più allegre, no? Grazie. E vedere che nell'ambito del Ministero, cara professoressa Spezzano, cioè vedere veramente il Ministero della Pubblica Istruzione come MIUR in particolare, la storia del Nord-Est, quando si cita anche sempre, tra virgolette, la storia del nostro esodo, che è una storia drammatica. Una storia drammatica e fino al 2004, fino all'approvazione della legge del ricordo, del giorno del ricordo, è rimasta sempre nei cassetti al buio. Vedere queste anche professoresse oggi qui presenti, siete tutte e quattro che vedo molto giovani, per cui abbiamo Anna Maria una garanzia che, come dice la nostra pagina Facebook, tramanderanno e porteranno avanti questo pezzo di storia veramente, che è giusto insegnarla nelle scuole perché secondo me. Voi siete, come ho detto forse prima, la trainante, una locomotiva che trascina la società del domani. Cioè, se la società avremo sempre una classe dirigente migliore, più obiettiva, più sana, eccetera, quello lì sarà merito vostro, ragazze. Cioè, vi chiamo ragazze perché, ripeto, è importante il lavoro che voi fate. Buon ascolto, vi ascolterò tutti con simpatia. Mi dimenticavo l'amica nostra che non ci siamo ancora conosciuti, la Graziella Cazzaniga Palermo, che spero in presenza di incontrarci presto, siamo vicini di casa e per cui lo faremo senz'altro.
Anna Maria, un doppio grazie a te anche per il Claudio che non lo vedo, per il grande lavoro che avete messo in piedi, e questo qui dà onore e orgoglio anche al Comitato ANVGD di Milano. Si fa tutto per la causa. Fa male. Tutto per la causa. Allora, perfetto. Buona continuazione a tutti. Grazie Matteo, grazie. Allora Graziella, visto che temiamo la fuga di Caterina, della dottoressa, esatto, Spezzano, cominci tu. Va bene. Allora, questa è un'occasione unica, diciamo, che è stata dovuta tramandare, perché avremmo voluto incontrarla a settembre, quando abbiamo avuto il nostro incontro annuale dei soci. E lei era già stata preavvisata e preparata per una benemerenza che avremmo voluto consegnare di persona, cosa che vedo un po' difficile da fare. Però se a febbraio non cambiano i piani e il Senato organizza la giornata del ricordo, io verrò a Roma e mi porterò il piccolo bagaglio, perché la nostra associazione, proprio lo scorso settembre, proprio durante l'incontro annuale, ha designato nella persona di Caterina Spezzano l'acquisizione di una benemerenza che diamo a persone che non sono native istriane, non hanno origini istriane, non hanno discendenza, ma sono sempre molto vicine all'Istria, a Fiume, alla Dalmazia, e hanno partecipato e partecipano tuttora alle vicende che hanno toccato proprio la vita di queste persone. Io parlo in terza persona perché anch'io non sono né una discendente, ho solo il marito istriano, e mi ha introdotto in questo mondo che ho fatto anche mio praticamente. Allora la benemerenza da consegnare rappresenta una targa che qua non si vede bene, targa in argento di una litografia fatta da Leonardo Bellaspiga. È l'arena, è litografata su una placca d'argento. E la misura praticamente è questa che vede, ed è accompagnata da una pergamena, verrà consegnata insieme, e se permette questo, così diventa una cosa un po' pubblica. Lei è stata avvisata attraverso una mail che veniva consegnata questa benemerenza, ma questa benemerenza è l'Associazione Italiani di Pola e Istria, Libero Comune di Pola in Esilio, ODV, Organizzazione di Volontariato, con unanime deliberazione ha deciso di conferire alla presenza del popolo polesano esule e del popolo di Pola residente, alla professoressa Caterina Spezzano, Cavaliere del Lavoro, il riconoscimento di Istria Terra Amata, così si chiama la placca, per aver onorato l'Istria con la sua continua opera di guida nel gruppo Ministero dell'Istruzione, Associazione degli Esuli Giuliani, Fiumani e Dalmati, e con l'organizzazione a livello nazionale e regionale dei concorsi annuali per studenti e dei seminari per dirigenti e insegnanti scolastici. È firmato da Tito Sidari, che è il mio predecessore. Lui ha finito la carica a settembre e l'ho assunta io. Bravi. Caterina, appena possibile gliela facciamo recapitare. Questo era una cosa che mi piaceva dire, che non è solo una cosa privata che lei ha ricevuto come mail e come informazione, ma se ci stanno vedendo in Facebook sapranno. Sì, doveva diventare ufficiale, sì. E siamo veramente felici di averlo fatto. Ecco Caterina.
Bene, sono felicissima, felicissima. Grazie, Graziella. Così abbiamo adempiuto un compito che assolutamente dovevamo completare. Allora, dottoressa Spezzano, a lei. Eh sì, però adesso è difficile, ancora più perché è inevitabile la commozione per la partecipazione, perché mi sono commossa. Sì, è vero, lo sapevo. Ho ricevuto sia la telefonata del dottor Sidari a suo tempo, quest'estate, era agosto, e mi diceva: ma allora è possibile organizzare per Pola? Dico assolutamente sì. Poi mi ha fermato il numero dei contagi che dopo l'estate. Certo. Il mio, lo stesso ministero, purtroppo è stato il mio stesso datore di lavoro, il ministero dice ma non è il caso, quindi... sì, in effetti, è stata pubblica, praticamente è stato, io veramente la ringrazio per le parole, l'arena di Pola, che poi ho visto di persona, appunto accompagnando i docenti, è ancora più commovente, perché una cosa, appunto, di fotografie ne ho viste tante dell'Arena di Pola, averla vista fotografata, toccata da vicino, è stata un'altra cosa, pur con la certezza che tornerò come turista, non come ministero, ma tornerò come turista con la mia famiglia, perché anch'io sto facendo questa opera di diffusione anche interna. Per cui veramente grazie, grazie mille, e speriamo di vederci veramente presto. Il 10 febbraio potrebbe essere, non succede nulla. Potrebbe essere. Abbiamo non ipotechiamo il futuro, ma comunque speriamo, ecco, speriamo che tutto vada bene, davvero. E quindi, eccomi. Sì. Bene. Allora, Caterina, il confine orientale, storia del confine orientale e il mondo della scuola. Esattamente. È una storia recente, perché abbiamo iniziato soltanto rispetto alla vostra storia, la storia che iniziò con l'esodo e ancora prima, è una storia che al Ministero dell'Istruzione è iniziata nell'anno scolastico 2009-2010. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, era così che si chiamava, eravamo ancora uniti, è stato, diciamo, invitato dalla Presidenza del Consiglio, dal tavolo delle associazioni alla Presidenza del Consiglio, a operare, a fare tutta una serie di iniziative tramite un gruppo di lavoro, proprio per rendere attiva, attuale, realizzare, concretizzare l'articolo 1 della legge 92, quella appunto che diffondete la cultura, evitate che si dimentichi. In soldoni è questo lo scopo. Certo. Quindi siamo partiti. Il tavolo era un tavolo ricco, frequentato, molto frequentato, e ci si vedeva una volta al mese, almeno una volta, abbiamo immaginato tutta una serie di iniziative, ma avendo lo scopo della formazione, lo strumento era una serie di seminari. Siamo partiti in maniera timida, molto timida, perché volevamo vedere, calibrare, l'argomento era nuovo per tutti. Il primo seminario si tenne il 23 febbraio del 2010 nella sala della comunicazione del Ministero dell'Istruzione, un tempaccio, ma comunque la sala era piena. È stata veramente la prima iniziativa gremita, eravamo veramente tanti, con grande soddisfazione. E così partì l'abitudine del seminario nazionale. L'idea era inizialmente di tenerlo a Roma, nella sede del ministero, proprio per dare l'immagine, l'idea che fosse effettivamente una formazione di natura istituzionale rivolta al mondo della scuola.
Successivamente ci siamo chiesti come gruppo di lavoro, e sempre queste iniziative, queste immaginazioni, queste proposte, sempre nell'ambito del gruppo, sono state pensate, ragionate e concretizzate sempre nell'ambito del gruppo di lavoro, abbiamo pensato che probabilmente era meglio affrontare il discorso del confine orientale al confine orientale. E abbiamo il terzo seminario nazionale, il secondo fu di nuovo a Roma, il terzo seminario nazionale si tenne a Trieste. E fu, ecco, veramente quello è stato per me la prima grande commozione, e forse è lì che ho capito bene che cos'era la storia del confine orientale, proprio al confine orientale. Grazie anche alla mia hanno accompagnata, mi hanno fatto superare il confine, Chiara Viggini, Elena De Petroni, mi hanno fatto vivere il confine. E ci siamo resi conto che i docenti capivano meglio, vivevano meglio. Trieste è una città meravigliosa, ormai spero mi adottino, veramente io devo chiedere la cittadinanza, perché è veramente la mia seconda città, non Roma, mentre la mia prima città, ovviamente il paese di nascita, è la mia Calabria, il mio Corigliano Calabro, veramente la seconda città che amo profondamente è Trieste. Perché poi ho imparato a conoscerla, ho imparato a vivere le sue contraddizioni, è proprio una città di confine che ha subito il fascino dell'essere una città di confine. Comunque, i nostri seminari, è stato così fino all'ultimo seminario di ottobre, alla fine di ottobre abbiamo tenuto il 12esimo, se non sbaglio, seminario. E i temi sono finalizzati proprio a rendere sempre più comprensibile ai docenti, e quindi siamo partiti, per esempio, il primo seminario era le vicende del confine orientale e il mondo della scuola, che è rimasto poi nel tempo il cappello generale. Poi siamo entrati nel merito, e quindi identità e memoria, terre, genti, tradizioni e cultura dell'Adriatico orientale, cioè si proponevano tematiche che consentivano ai docenti di entrare proprio nella storia, in questa storia non scritta, perché la prima consapevolezza del gruppo di lavoro è stata, soprattutto da parte del Ministero, perché i rappresentanti, i presidenti e i delegati per la scuola sapevano benissimo che sui libri di storia non si trovava alcuna menzione di questa faccenda, e c'è stata veramente una grossa rimozione, una negazione. La consapevolezza di dover scrivere delle pagine che non erano scritte, e quindi una certa responsabilità da parte nostra, da parte del gruppo, il coinvolgimento dell'Associazione Italiana degli Editori, aver iniziato questo discorso. Beh, dopo 12 anni, ma già da qualche anno, osserviamo che nei libri di storia almeno 2, 3, 4 pagine, poi dipende dalla sensibilità dell'editore, sono presenti. È un pezzetto di storia di cui siamo orgogliosi come gruppo, penso che non è merito mio, assolutamente, perché io ho semplicemente accompagnato delle fasi, condotto, e soprattutto mi sono lasciata coinvolgere dalle finalità, dagli scopi. Era fondamentale che ci fosse questo riconoscimento dell'obiettivo, e quindi ecco, per quanto riguarda i seminari. Nel tempo, anzi l'anno dopo, nel 2009, nel 2011 siamo partiti con il primo seminario, il primo concorso nazionale 10 febbraio. È un concorso che io chiamo di nicchia, perché deve ultimamente, ecco, sto raccogliendo adesso le adesioni, è cresciuto. La prima edizione è stata comunque qualcosa di partecipata, assolutamente, con un gruppo, diciamo con un comitato tecnico scientifico che rimase addirittura sbalordito per alcuni
lavori da, presentati da parte delle scuole, da parte dei bambini. Quello che ci stupì è che soprattutto la scuola del primo ciclo, e quindi le scuole primarie, le scuole secondarie, quindi i bambini dai 6 ai 10, 11, 12 anni avevano capito lo spirito con cui affrontare, entravano nel merito, perché noi nel bando avevamo cura di sottolineare preoccupatevi del quotidiano delle genti giuliane. Cercate, i materiali ci sono, i siti delle associazioni erano ricche e poi le stesse associazioni erano disponibilissime a dare materiale, inviare materiale, quindi il concorso ha una storia a sé, perché lo chiamo di nicchia, io penso che sia di nicchia perché il bando non esce mai prima della fine di settembre. Noi chiediamo i lavori, la consegna di lavori intorno al 14-15 gennaio, perché dobbiamo avere il tempo di valutare, in quanto le nostre scuole premiate partecipano alla celebrazione del 10 febbraio. E questo è stato il primo anno, no, perché era tutto sperimentale e quindi abbiamo fatto una grande premiazione al Ministero dell'Istruzione, ma dall'anno successivo le rappresentanze dei nostri studenti hanno partecipato alla Camera, al Senato, al Quirinale, quindi sono stati protagonisti, sono stati premiati dal Presidente della Repubblica, della Camera, dall'autorità massima presente e dal Ministro dell'Istruzione. Quindi abbiamo una costellazione di premi e di ragazzi protagonisti, di scuole, docenti che piangevano in diretta perché andavano in diretta e c'è l'ora della celebrazione su Rai 1, su Rai 2. Ecco, il concorso è anche un altro pezzo d'anima che mi accompagna, che mi ha accompagnato in questi ultimi 10 anni. E abbiamo una delle scuole vincitrici, i docenti potranno ben rappresentare, le professoresse presenti potranno, che sono anche amiche, perché poi nel tempo ci si confronta, si diventa una comunità nella comunità. Il piacere di vivere, di partecipare, di condividere l'emozione dei bambini. Un ultimo, sempre per il coinvolgimento delle scuole, siamo entrati negli ultimi 2-3 anni, eravamo partiti l'anno della pandemia, l'anno prima, nel 19, con i seminari regionali, perché i seminari nazionali potevano raccogliere al più 120 docenti. Quando c'era la possibilità, la location, i fondi, insomma, organizzare un seminario residenziale, almeno 2 o 3 notti di pernottamento, viaggio e per 120, e di più non potevamo. Quindi siamo partiti, abbiamo avviato l'iniziativa, realizzato i seminari regionali, siamo arrivati adesso al 12esimo, al 13esimo, e siamo con i seminari regionali seguiamo lo stesso spirito, la presentazione, partendo dal presupposto che è ancora un tema giovane, poco conosciuto, i nostri seminari regionali inquadrano il problema della storia del confine orientale, quindi un bel inquadramento storico, e poi entrano nel merito dei due temi centrali, le foibe e l'esodo, con relatori sempre di eccezione. E la caratteristica è che questi seminari, la mattina è la lezione frontale canonica, classica, che mette a disposizione comunque fior di storici che si prestano a rispondere a qualsiasi domanda che arriva da parte dei nostri docenti. Il pomeriggio vivono in laboratorio e quindi si preoccupano di guidati, sempre guidati, diciamo declinare delle unità di apprendimento da proporre poi in classe, contestualizzate alle classi, magari la scuola primaria o la scuola media o la scuola superiore. Quindi entriamo sempre nello spirito del fare scuola, del fare didattica, perché la storia, soprattutto la storia del confine orientale, dalle foibe, l'esodo, devono diventare pratica didattica, devono arrivare in classe e spesso
quella è la cosa più difficile, parlare di tematiche complesse, delicate, che necessariamente impegnano non soltanto la mente, ma soprattutto il cuore. Deve arrivare però il pezzo di storia, non la favola che ti permette di capire, deve arrivare un pezzo di storia con le fonti, con le testimonianze, con le date, in maniera tale che i nostri ragazzi, i nostri studenti siano guidati verso la costruzione di quel periodo di storia, di quella linea del tempo interrotta. Infatti i nostri seminari regionali particolarmente sono sempre accompagnati da una testimonianza diretta o indiretta, il racconto, il vissuto della persona che ha vissuto l'esodo, che ha lasciato la casa, magari una esperienza di seconda generazione, nel senso che ha raccontato, che ha vissuto il racconto della mamma, del papà che hanno buttato le chiavi dal Toscana e quindi... Bene, questo, le testimonianze funzionano, vanno a giustificare il cuore, l'emozione, su una base cognitiva, perché per noi quella è fondamentale, il Ministero dell'Istruzione fa istruzione, fa formazione, sulla base appunto della ricostruzione storica da parte dei nostri relatori. E l'ultimo pezzo, spero di non prendere troppo tempo, ma l'ultimo pezzo è fondamentale perché... Quest'estate siamo stati fortunati perché l'estate fortunatamente interrompe il contagio. L'estate scorsa abbiamo organizzato la prima scuola di formazione per formatori, una scuola di alta specializzazione, 5 giorni al Vittoriale, già la sede che ci ha accolto è stata di grande non solo accoglienza ma di grande significato anche per me, soprattutto per me, perché quando lo sento riesco a, e lo sento sempre, soprattutto quando si tratta di questo pezzo di storia. 20 docenti formati a Gardone Riviera, che per noi vengono da tutta Italia, rappresentavano l'Italia perché sono stati scelti fra i docenti che avevano seguito in maniera particolare i seminari nazionali e regionali, per cui avevano una base su cui appoggiare l'alta formazione che hanno vissuto. Anche in quel caso è stato calibrata la formazione, perché alla relazione frontale, alla relazione dello storico, il pomeriggio seguiva i laboratori guidati da nostra Anna Maria, Maria Elena, Chiara, Adriana, assolutamente mi sfuggono, però ce le ho, sono tutte care al mio cuore, che sono rimaste nel cuore dei nostri formatori, che adesso si stanno rivolgendo in maniera particolare, proprio perché il compito dei formatori è creare empatia e sinergie, una ricaduta nell'ambito della propria scuola e nei territori vicini, e quindi organizzare il seminario regionale, comunque essere l'interlocutore per un seminario regionale, parlare, diffondere il nostro concorso nazionale. Adesso da agosto a luglio ci siamo salutati, i frutti li stiamo raccogliendo, perché le nostre docenti hanno iniziato un bel percorso di formazione a cascata, sia per quanto riguarda il concorso, sia per quanto riguarda il coinvolgimento di ulteriori scuole, di altri docenti, altri colleghi. La storia del confine orientale ancora è una storia poco nota, così come ancora poco noti sono le nostre iniziative, perché ancora dici, ma come mai non leggiamo, non sappiamo, non troviamo? E noi di volta in volta allunghiamo le mind list, avvisiamo il collega, appunto ecco perché le vicende del confine orientale e il mondo della scuola è un tema assolutamente centrale, che deve continuare ad avere questa
preponderante attenzione e ce l'ha a livello del Ministero dell'Istruzione. Caterina cara, ci hai fatto un altro ulteriore regalo. Il tuo amore per noi, che per noi che conosciamo, ma che insomma ci fa tanto piacere risentirlo, si sente il tuo grande affetto e la tua grande partecipazione. Grazie Caterina, davvero. Allora, adesso tu ti puoi fermare ancora un po'? Sì, sì, sì. Se dovessi allontanarvi, vi interrompo un attimo, non voglio disturbare, interrompo un attimo e mi allontano. Va bene. Allora, io volevo, anzi chiedevo, il piacere, non c'è la dirigente Lagani ancora, vediamo, non c'è la sorpresa, vabbè, speriamo che arrivi prima che te ne vada. E allora penso di chiedere a Maria, la professoressa D'Urcio, di parlare di un altro lavoro importantissimo che per il Ministero e per il tavolo del confine orientale è fondamentale. Maria, se tu ci vuoi parlare del vostro lavoro. Sì, grazie Anna Maria. Allora, noi supportiamo il tavolo tecnico del Ministero. Buonasera a tutti quanti innanzitutto. Supportiamo il tavolo nell'organizzazione dei seminari che si svolgono sia, come ha detto l'ispettrice Spezzano, a livello nazionale e a livello regionale, assieme alle mie colleghe, le professoresse Torcaso e la professoressa Barillà, assieme alla dirigente Lagani che ha ci ha fatto avvicinare a questo progetto e ce lo ha fatto amare sin dall'inizio. Abbiamo iniziato partecipando a uno dei primi concorsi che riguardava la prima guerra mondiale, le vicende della prima guerra mondiale del confine orientale. Lì ci siamo agganciati con una storia anche locale che riguardava una brigata che aveva combattuto su quel confine, la brigata Catanzaro, e poi decimata, e della cui decimazione era stato testimone d'eccellenza, testimone d'eccezione, scusate, D'Annunzio, e la casa del quale abbiamo appunto avuto l'occasione di visitare nel corso della scuola estiva. E nel corso degli anni ci siamo sempre di più appassionati a questa storia che sembrerebbe tanto lontana da noi. In realtà poi nell'organizzare il seminario regionale abbiamo scoperto, e lo abbiamo scoperto, è vero, perché è una storia poco conosciuta, abbiamo scoperto di avere anche dei profughi nella nostra Calabria, dei profughi che sono stati accolti. Abbiamo scoperto che c'era stato un campo profughi a Reggio Calabria, abbiamo avuto l'occasione di conoscere in quella circostanza il signor Silvano Scherl, che ci ha dato testimonianza. E che ci sente, sì, lo so, oggi. Lo so Anna Maria, perché infatti l'ho sentito, lo saluto, vi faccio un saluto veramente caloroso, e ci ha fatto, è verissimo che far conoscere la storia attraverso la testimonianza di chi l'ha vissuta e consente di comprenderla meglio, indubbiamente. Lunedì noi abbiamo, Anna Maria ci ha omaggiato di una lezione svolta con le classi della scuola primaria, di una terza primaria, perché noi nel corso degli anni abbiamo affrontato il concorso sempre con la scuola secondaria di primo grado, però appunto abbiamo visto, confrontandoci con le altre scuole, assistendo ai vari lavori che sono, abbiamo fortunatamente abbiamo vinto anche un concorso, uno legato appunto nel quale abbiamo realizzato proprio quel video della Brigata Catanzaro, abbiamo partecipato poi con un'intervista impossibile perché negli anni le tematiche sono state differenti, una riguardava Fiume, l'anno successivo riguardava le personalità eminenti che poi si sono trasferite in Italia, lo scorso anno ha riguardato Pola, quindi c'è attraverso il concorso la possibilità per tutte le scuole di affrontare ogni anno con tematiche diverse, di approfondire questa vicenda che è verissima, è complessissima. La vicenda del confine orientale non è assolutamente semplice da spiegare, anche perché va inquadrata in un contesto storico molto ampio. E inizialmente pensavamo di poterla affrontare solo con la scuola secondaria, in realtà appunto vedendo anche i lavori che si svolgevano con la scuola primaria ci siamo resi conto che i bambini, ovviamente ben indirizzati dagli insegnanti, seguiti eccetera, sono in grado di produrre
davvero delle cose meravigliose. E lunedì i nostri bambini di terza della scuola primaria erano ammaliati dal racconto di Anna Maria, che ci ha dedicato un'ora e mezza della sua giornata per rispondere alle domande curiose. Tante. Erano bravissimi, sono stati incredibili, veramente. Sì, sì, che ti hanno ascoltato con grande piacere. E i seminari, noi abbiamo partecipato ai abbiamo aiutato appunto nell'organizzazione dei seminari nazionali, il seminario regionale. Siamo stati a Gardone Riviera quest'estate e a Trieste. Ed è verissimo, il fatto, una cosa è la teoria, una cosa vera, la possibilità di visitare quei luoghi che sono stati teatro della tragedia. Noi abbiamo avuto l'occasione di visitare la Foiba di Bassovizza, il campo profughi di Patrigiano, l'ex magazzino 18. Ecco, quella è stata un'esperienza particolarmente toccante. Anche lì c'è stata la testimonianza di Fiore, sì. che ha descritto nel dettaglio anche una propria tragedia, quella della perdita della sorellina, la cui foto poi campeggiava nel campo di Patrigiano, e vedere i mobili lasciati lì e poi mai più ripresi, ammassati, di gente che sperava di ritornare, di poter un giorno ritornare nelle proprie terre, come giustamente ha spiegato Anna Maria, è qualcosa di toccante. Beh, veramente, in parte noi viviamo la storia attraverso i vostri racconti, che sono sempre anche estremamente dolorosi, perché come diceva Anna Maria lunedì, il raccontarli vi fa rivivere il dolore che avete provato, e di questo noi vi siamo veramente grati. Vi date con grande generosità. Recentemente la figlia del signor Scherla ha anche realizzato un libro del quale mi ha fatto dono, e noi abbiamo intenzione di presentarlo nella nostra scuola, appunto perché vogliamo affrontare la tematica veramente a 360 gradi, quindi attraverso la presentazione di un libro, attraverso la partecipazione e l'organizzazione ai seminari regionali, attraverso lezioni come quelle che hai svolto tu lunedì. E il concorso quest'anno riguarderà per amor di patria, e riguarda una tematica universale, riguarderà i diritti umani, che sono appunto diritti universali, e perché bisogna guardare alla vicenda, alla tragedia dei profughi, proprio come una tragedia che è andata a ledere quelli che sono i diritti umani. E riguardando adesso il regolamento del concorso, avevo appunto sottolineato il passaggio che ricorda come nel 2020 due presidenti, il nostro presidente e il presidente sloveno, si sono recati alla Foiba di Bassovizza, si sono recati presso il monumento che ricordava le vittime slovene del fascismo, e le parole che ha pronunciato Mattarella in quell'occasione io ritengo che siano fondamentali. Bisogna superare qualsiasi rancore, bisogna ricucire le ferite del passato, e perché bisogna costruire un futuro che altrimenti non si potrà mai affrontare in maniera serena. La storia, penso che adesso, ecco, nel corso delle lezioni che abbiamo affrontato d'estate è stato detto questo da, lo diceva Caterina, illustri storici che ci hanno spiegato al meglio la vicenda. Forse adesso c'è la distanza necessaria per affrontare in maniera oggettiva quella che è stata una storia a lungo tralasciata. Io non nascondo che la prima volta che ho sentito parlare di Foiba, adesso consentitemi un piccolo aneddoto personale, è stato in una lezione della scuola di specializzazione per insegnanti che ho frequentato, durante la quale un professore di storia ha detto: nessuno di voi ritengo sappia cosa sia una foiba. E io non mi vergogno nel dire che non lo sapevo, nonostante stessi facendo la scuola di specializzazione per insegnanti di lettere. E lì mi ha incuriosito la vicenda, tant'è che poi la mia tesina del lavoro riguardava proprio questa vicenda. E quindi, diciamo, quando si è svolto questo concorso e quando ci siamo trovati a lavorare per questo, l'ho trovato quasi non un segno del destino, insomma, però mi sono da subito appassionata a questa vicenda, che è giusto che si conosca. La storia è maestra di vita. Deve farci comprendere il passato, solo comprendendo il passato i ragazzi sanno, si spera, speriamo,
noi vogliamo insegnargli questo, a non commettere gli stessi errori. Il tema dei profughi è un tema tristemente attuale. Infatti una delle domande dei bambini rivolte ad Anna Maria è stata quella: qual è la differenza secondo te tra i bambini che, i cui diritti oggi vengono negati e voi, i bambini di allora? E giustamente tu hai risposto: non c'è alcuna differenza. E è quindi io spero che ogni anno sempre più scuole, grazie anche alla formazione fatta a livello regionale e a livello nazionale, possano avvicinarsi a questo concorso e possano affrontare nella maniera più oggettiva, più obiettiva e più serena possibile questa tematica e questa pagina di storia troppo a lungo dimenticata. Grazie Anna Maria. Grazie Maria. Grazie. Cinzia, vuoi aggiungere tu qualcosa? Caterina? Scusate, io mi hanno chiamato, devo andare a chiudere, perdonatemi, scusa Cinzia, perdona se non ti sento, poi al limite riascolto la registrazione, scusate di nuovo. Grazie Presidente, Caterina, grazie auguri mille. Auguri intanto a te, un abbraccio. E auguri, è vero, auguri di Natale. Eh sì, grazie, grazie. Poi rimaniamo noi intanto, grazie. Grazie a tutti. Maria, sì. Grazie intanto e Cinzia se vuoi... E poi sì, allora la mia collega è stata, diciamo, elencato ampiamente tutto ciò che la nostra scuola da anni dedica alla giornata del ricordo. E mi limito semplicemente ad aggiungere che proprio in occasione della ricorrenza della giornata del ricordo noi raccontiamo le nostre esperienze ai ragazzi e poi attraverso la visione di documentari, l'ascolto appunto delle testimonianze, loro poi sono chiamati a scrivere delle riflessioni, riflessioni che vengono poi pubblicate puntualmente nel nostro giornalino scolastico che è intitolato quindi La voce dei ragazzi. Che per noi quindi proprio il non dimenticare deve diventare un imperativo, quindi i ragazzi deve partire da noi proprio l'obiettivo di sensibilizzare quindi i nostri giovani studenti affinché così abbiano una visione europea di fratellanza e proprio di unità fra popoli. Quindi io adesso Caterina è andata via, ma la ringrazio tantissimo perché a nome comunque di tutto l'istituto, perché grazie a lei comunque stiamo vivendo anche delle esperienze e soprattutto riusciamo ad approfondire maggiormente la tematica proprio del 10 febbraio. Bene, grazie. Professoressa Barillà, vuole aggiungere anche lei qualcosa? Grazie. Io mi associo alle riflessioni delle mie colleghe e voglio aggiungere soltanto che questa formazione, questi incontri che noi abbiamo fatto hanno arricchito sia dal punto di vista culturale, professionale, ma soprattutto dal punto di vista umano. Perché come diceva Mariangela, quando noi abbiamo studiato, purtroppo questa era una realtà che noi non conoscevamo. I libri di storia che abbiamo avuto noi tra le mani non narravano niente di tutto quello che noi, tramite voi, tramite le vostre testimonianze, abbiamo conosciuto e veramente ci ha dato la possibilità di non di studiare, ma veramente di apprezzare determinati valori. Noi diciamo trasmettiamo giornalmente ai nostri ragazzi, loro da questo punto di vista sono stati fortunati di noi, perché noi non abbiamo avuto nessuno che ci ha insegnato qualcosa di questo mondo, però siamo stati fortunatissimi perché grazie all'ispettrice Spezzano e alla preside Lagani abbiamo avuto la meravigliosa opportunità di conoscervi e conoscere il vostro passato che poi si riflette il nostro presente, però nonostante siamo distantissimi, siamo vicinissimi e questo penso che sia l'arricchimento più grande. E voi arricchite noi con la vostra comprensione, con il vostro affetto che per noi è davvero fondamentale, è fondamentale. Io volevo per concludere questo momento ricordare tratto dal grido dell'Istria, il Natale 1945, sarò brevissima, e il Natale 1946.
Il Grido dell'Istria, per chi non lo sapesse, è un giornale che usciva clandestino, è uscito clandestino dal luglio del 1945, no, 45, sì, fino al 10 febbraio 1947. Con la firma del Trattato di Pace tutto si conclude e tutto finisce. Quindi ci sono due Natali, il Natale 45 e il Natale 46. Nel 1943, quel Natale del 1943 è un Natale dolorosissimo, perché da poco tempo e vengono le foibe, restituiscono le poche vittime dalla foiba di Villa Surani e dalla foiba di Vines. Quindi un Natale dolorosissimo. Quello del 1944 è un altro Natale funestato dall'occupazione nazista, dall'occupazione tedesca. Noi in quel periodo siamo territorio tedesco. Arriviamo al Natale del 1945, è un Natale duro, è un Natale triste, ma è un Natale di speranza, perché siamo ancora convinti che tutto può cambiare, che quell'occupazione titina finirà e torneremo alla patria, ad appartenere alla patria italiana. Siamo ancora italiani, ufficialmente, ma siamo occupati dalle truppe di Tito. Abbiamo i nostri, quasi ogni famiglia istriana, fiumana, dalmata, ha un morto in famiglia o un disperso nei campi di concentramento, gente che non è tornata, gente che è stata torturata. Quindi famiglie provatissime. Ma quello che mi colpisce di questo piccolo articolo del 1945 è una frase. Le parole più severe sono scagliate nelle aule della giustizia e sulla stampa contro l'obbrobrio che pesa come un marchio infame sulla gente tedesca. Ma contro gli assassini delle foibe, contro i torturatori della nostra carne istriana, si tace ancora. Perché? Fino a quando? L'augurio di quel Natale 1945 è quello di rimettersi uniti ad operare con fede nella luce della patria tornata. Ci si illude ancora di tornare alla patria. Ancora brevemente, siamo nel Natale, arriviamo al Natale del 1946. La speranza è completamente abbandonata. A Vergarolla, il 18 agosto, c'è stata la strage. Quella strage è stata determinante, determinante per farci perdere praticamente ogni speranza. Dal novembre del 1946 c'è un ritorno alle persecuzioni, gravissimo, molto molto pesante. Per esempio il mio papà viene portato via il 21 novembre del 1946. Quindi tutto si acuisce. Tutto diventa di nuovo duro, difficile, complicatissimo. E come dicevo, non c'è più speranza. Oramai non si ha più la forza di ritrovare la bellezza, la santità del Natale. Oramai il dolore è tale, la mancanza di speranza è completamente sparita, per cui non si ha la forza neanche di pregare quasi. Virgolettato. I carnefici hanno rubato agli istriani tutto, proprio tutto, ma i due beni più preziosi, la libertà e la vita. E questo succedeva nel Natale del 1946. Ora, non so, Graziella, tu vuoi dire ancora qualcosina? No, ho ascoltato con cuore tutto quello che hanno detto e mi complimento per il lavoro che fate sul serio. Grazie, grazie. Grazie. Allora, è arrivato un messaggio da Silvano Scherl, come dicevo, che saluta le professoresse D'Urso e Torcasio e tutti quanti, chiaramente. Silvano, ci sentiamo abbastanza spesso con Silvano e c'è un grande affetto che lega con Silvano, ma ci lega tutti quanti, anche con quel Salvatore che vedo lì dietro Graziella. Laggiù, saluta da lontano. È lui l'istriano. Quell'affetto che ci... Quasi 92.
Eh sì, è un affetto che ci lega per... È un ultimo testimone. Uno di quelli che già aveva 17 anni quando è successo tutto, quindi avevano già una cognizione di quello che era la vita. Non era il ragazzino di 10 anni in casa con i genitori, aveva già una sua personalità. Insomma. Certo, l'ha vissuta pesantissimamente, sì. Anche per conto mio sono le generazioni che hanno sofferto assieme agli anziani. Sono quelli che hanno sofferto più di tutti, è verissimo, l'adattamento, il dolore, l'abbandono. E allora. Ringrazio anch'io Anna Maria, veramente mi ha fatto piacere, come si può dire, ascoltare le professoresse qui davanti a me, cioè davanti a me nel senso come video, perché il loro è un ottimismo, percepisco nei loro interventi con un ottimismo, di far conoscere, di continuare sulla nostra storia. Veramente è stata, grazie a voi tutte, un'esperienza stasera ascoltarvi molto positiva. Ecco, positiva che sono sicuro andando avanti i giorni di ricordi, del ricordo in particolare il nostro, non verranno dimenticati. Mi fa piacere perché mi date questa positività. Certamente. Ringraziamo anche la tecnologia che ci permette queste cose, che sta aiutando molto. Casa in questi tempi non è tanto bello, insomma. No, è verissimo. Sì. Allora. E grazie davvero anche a Anna Maria, grazie a tutti. No, okay. Ancora un momento. Prego, Anna Maria. Gli auguri a tutti quanti i presenti, quelli grazie. Che ci ascoltano, quelli affezionatissimi, noi abbiamo alcuni che ci seguono in tutte le conferenze, ma anche quelli che ci seguono alternativamente. Comunque a tutti, un santo Natale, sereno, possibilmente, sano, speriamo. E per le nostre conferenze ci rivediamo il 13 gennaio, anche noi andiamo in vacanza, anche noi dobbiamo fare l'alberello, anche noi, no, a parte gli scherzi, ci prendiamo qualche giorno di vacanza, perché è giusto anche lasciare chi ci segue qualche giorno di respiro. Ci ritroveremo il 13 gennaio, chiaramente del 2022, e avremo con noi Francesca Gambaro, che ci parlerà del suo libro La città della memoria, storie di vita di esuli da Zara nel secondo dopoguerra. Parleremo quindi di Zara dopo aver parlato di Isola, di Capodistria. In gennaio tocchiamo Zara, doverosamente. Grazie a tutti voi. Vi ringrazio con tutto il cuore, con tutto l'affetto possibile, e ci rivediamo presto. Buon lavoro a tutti, ancora buon Natale e un abbraccio fortissimo a tutti quanti voi. Auguri! Auguri! Un abbraccio! Auguri a tutti! Anche il Fra Giacomo qua presente. E anche il Palermo laggiù! Grazie. È vero! Arrivederci a tutti! Auguri a Palermo! Auguri a tutti! Grazie. Mi fa piacere. Ciao. Poi ci sentiremo al telefono io e te. Certamente. Ciao. Di nuovo a tutti. A presto. Arrivederci. Ciao, Maria Angela.